Ciao, sono a Milano per la Games Week e ne ho approfittato per visitare una sede che vi andrò a presentare con questo video. Andiamo a suonare. Ciao! Benvenuta! Suona il campanello e subito Luana mi accoglie con un sorriso nella sede di Atlantica, altresì conosciuta come la casa di Geronimo Stilton. Ma cosa ci fai tu, Serena, nella sede di Atlantica? Vi chiederete voi. Beh, forse molti di voi non sanno che questa azienda collabora da anni con tutta l'Asia, compreso il Giappone, esportando prodotti e storie made in Italy. Ed esporta queste storie non solo in versione di libri cartacei, ma anche attraverso serie TV, videogiochi, app e tutto quello che abbraccia il mondo dei media. Questo tipo di approccio si definisce approccio trasmediale. Il significato della parola trasmediale, dite voi? Beh, vi basterà pensare ai Pokémon. Come ben sapete, sono sia videogioco che anime, libri, gadget, manga, eccetera, eccetera. In pratica un vero e proprio universo indipendente. Su questo modello lavora anche Atlantica e lo fa con autori italiani che propone poi nei paesi dell'est. Infatti, proprio a Lucca Comics 2014, sabato 1 novembre, a partire dalle 10, all'Auditorium Banca del Monte di Lucca, ci sarà la conferenza Go Asian, quando gli autori italiani parlano in ideogrammi. Ma andiamo a chiedere direttamente a chi si occupa di esportare talenti e storie italiane in Asia. Ciao, 大家好, mi chiamo Sherry Huang. Ciao, di cosa ti occupi qui ad Atlantica? Lavoro qua come un rights manager. Mi occupo di mercato cinese, Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Macao. Da dove vieni? Sono di Taiwan. Ciao, konnichiwa, Rosa Maria desu. Nihongo ga daisuki de Ulysses Moore series wa nihon ni uru koto ga dekimashita ne. Allora, Rosa Maria, raccontaci un po' della tua esperienza qua in Atlantica e dici un po' anche i paesi con cui collabori, perché sappiamo che non c'è solo il Giappone nella tua vita. Il mio compito è quello di portare le storie degli autori italiani nei vari paesi dell'Asia. Io seguo la Thailandia, la Corea, l'Indonesia, la Malesia, e diciamo che il mio ruolo è un po' di far da mediatore culturale in modo che i nostri libri parlino diverse lingue. Ovviamente non possiamo rivelarvi di più. Se lo volete sapere, venite alla conferenza Go Asian per scoprire come viene costruito questo ponte fra Italia e Asia. Vi metterò, come sempre, tutti gli indirizzi, date, orari, eccetera, in descrizione. Ed in più, non è finita qui, perché sarò allo stand Atlantica nell'area Games venerdì e domenica dalle 12.30 alle 13.30 e potremo creare insieme degli origami. Ovviamente vi aspettiamo. Ciao! Chi te ne è? Matteo! Matteo!